Prego, accomodatevi che iniziamo la riunione. Scusate il ritardo, ma il Presidente Verità è arrivato prima, ma siamo andati a incontrare una delegazione che lo aspettava. Benvenuti a tutti, ringrazio ancora il Presidente Maroni di essere qui con noi e nell'introdurre questo momento di dialogo a me mi preme far presente una cosa, ringraziando la presenza del Presidente Maroni, che ieri, come voi sapete, abbiamo fatto l'Assemblea nazionale e il Presidente è rimasto con noi tutta la sera. Io lo voglio ringraziare a nome di tutti, perché normalmente un politico, quando viene a un incontro, tendenzialmente fa un saluto e se ne va. Il fatto che il governatore della Lombardia si fermi una sera intera ad ascoltare le esperienze e le testimonianze di chi è impegnato nella vita sociale e economica del nostro paese dice di una concezione, di un modo di fare politica che è quella che noi speriamo che in tanti possano apprendere. Grazie ancora Presidente. Bene, question time significa che normalmente, quando io da piccolo facevo il consigliere comunale, la question time introduce domande e risposte. Allora, se il Presidente è d'accordo, io partirei subito con questo livello di dialogo e chiederei all'Avvocato Bardelli di introdurre la prima domanda. La differenza con il question time alla Camera è che là le domande vengono fatte al Ministro il giorno prima, qui invece non le senza, conosco proprio. Senza rete, esatto, senza rete. Quindi. Sì, è vero, posso testimoniare, noi ci siamo anche incrociati ieri, ma siamo stati entrambi discreti, quindi la domanda è una sorpresa, anche se è un argomento così importante che sono certo che il Presidente non sarà colto in sorpresa. La mia domanda riguarda la pubblica amministrazione. È un'opinione condivisa non solo da noi che siamo qua, ma largamente condivisa nel Paese, che uno dei problemi strutturali che frena lo sviluppo del nostro Paese è la pubblica amministrazione. Dalla scarsa efficienza della pubblica amministrazione, la lentezza, l'eccesso di burocrazia, è inutile che riepiloghi o richiami quelli che sono i problemi che noi tutti che lavoriamo sul territorio, i problemi che noi tutti conosciamo. Anzi, sappiamo anche, e il Presidente Maroni lo sa, che in molti casi, specialmente nella nostra regione, in alcune zone della nostra regione, queste hanno determinato addirittura una fuga degli imprenditori verso altre zone, dove viene diciamo testimoniata o accertata una efficienza maggiore della pubblica amministrazione. Ecco, noi sappiamo, o almeno la nostra considerazione, è che questo problema non riguarda tanto il livello della pubblica amministrazione, perché almeno nella nostra regione, salvo deprecabili casi, non abbiamo, a mio parere, a nostro parere, un livello di professionalità bassa, ma anzi in taluni casi abbiamo un livello di professionalità alta. Allora qual è il problema? Innanzitutto proviamo a uscire subito dagli slogan che spesso sentiamo, soprattutto a livello nazionale: è necessario riformare la pubblica amministrazione, è necessario snellirla, eccetera. Cose vere, ma che non possono essere attuate immediatamente senza fare un'analisi astratta di quella che è la realtà del nostro Paese. Allora, noi abbiamo verificato due punti su cui vorremmo una sua opinione, Presidente. Il primo è che l'imprenditore, il professionista, l'ente no profit ha bisogno di tempi certi nelle risposte. Non ha bisogno in sé, certo, ha bisogno di una risposta auspicabilmente positiva, ma l'importante è che ci sia una risposta in tempi certi. Questo è fondamentale, anche negativa, perché la certezza della risposta, che non può essere sostituita, Presidente, da un utilizzo esagerato dell'autocertificazione, perché ognuno deve fare il proprio mestiere, l'autocertificazione può servire, ma quello di cui abbiamo bisogno è la risposta alla pubblica amministrazione, l'assunzione di responsabilità verso una richiesta, che ripeto può essere anche negativa. La seconda è l'adeguata informazione su ciò che sta succedendo, della mia pratica, del mio procedimento, della mia procedura.
E quindi questi sono due punti, secondo me, secondo noi, immediatamente operabili, che non richiedono rivoluzioni che in questo momento il nostro Paese non è ancora pronto a fare. Certamente è giusto discuterne. Ecco, su questi due punti volevamo una sua opinione e più in generale, comunque, appunto, come vede lei questo problema nella sua drammaticità e nella sua necessità comunque di un intervento immediati per salvare lo sviluppo della nostra regione e anche del nostro Paese. Grazie. Nel 1994, quando divento ministro dell'Interno, mi occupo dell'alluvione che c'è stata in Piemonte il 6 di novembre di quell'anno. E primo intervento faccio un decreto legge che doveva essere molto semplice. I termini fiscali che scadono il 30 di novembre sono prorogati al 31 di dicembre. Decreto legge. La burocrazia ha scritto un testo lungo 4 pagine, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge convertito con modifiche è prorogato ai sensi del comma 5 dell'articolo, invece di metterle 2 date. Perché? È stato il mio primo impatto, diciamo, con la burocrazia. Complicare le cose semplici. Gliel'ho fatto riscrivere con scritto il termine di cui al 30 novembre è prorogato al 31 di dicembre. Più chiaro di così. Questa è, non è la burocrazia, questa è la degenerazione di un sistema burocratico che è diventato, non dappertutto e non tutti i casi, autoreferenziale, cioè impiega le proprie energie a mantenere la struttura e quello che residua a fare quello che dovrebbe essere l'obiettivo dell'azione della burocrazia, cioè dare risposte al cliente che è il cittadino. Questo non avviene per una serie di motivi. Si dà sempre la colpa alla politica, no? Non siamo stati capaci di fare le riforme. Noi abbiamo fatto molte riforme, il problema è che non basta la legge per riformare, perché c'è la legge, poi c'è il decreto attuativo, poi c'è la circolare. Ciascuno di questi atti amministrativi può essere opposto davanti al TAR che blocca tutto. Io mi sono convinto che la riforma totale e complessiva della burocrazia non possa essere fatta con una norma di legge che deve essere attuata da chi non ha interesse ad attuarla, cioè la stessa burocrazia. Bisogna intervenire in 2 modi, con un cambio culturale, cioè investendo sulla cultura dei giovani che entrano nell'apparato burocratico, nel sistema, nella pubblica amministrazione, per fargli capire che è il loro interesse dare risposte in tempi rapidi e in tempi certi. E secondo, cominciare concretamente là dove si può ad attuare queste riforme. Le riforme vere, quelle che io ho sperimentato e il mio modo di procedere è questo, non si fanno con un grande disegno, una grande legge che risolve i problemi e da domani siamo nel nuovo mondo. Si fa attraverso approcci successivi, molto concretamente, con le buone pratiche, con le buone prassi. Ed è quello che io voglio fare qui in Regione Lombardia. Non mi aspetto che da Roma arrivi la riforma delle riforme che da domani risolve i problemi della burocrazia. Voglio farlo io e voglio farlo concretamente. Come? Abbiamo alcune iniziative che stiamo adottando, la più importante è quella che abbiamo chiamato zone a burocrazia zero. Qui vicino c'è un paese extracomunitario, la Confederazione Elvetica, che attrae le imprese lombarde perché, oltre ad avere costi fiscali molto più bassi, ha anche un sistema burocratico che dà risposte certe, quasi sempre positive, in tempi molto contenuti. È una competizione che loro possono fare, che fanno, che ci danneggia. Io voglio rispondere cercando di fare quello che fanno loro. Zone a burocrazia zero, cominciando dalle zone di confine con il Canton Ticino, per garantire parità di condizioni a chi opera in queste aree. Come fare? Si può? Io penso di sì. Nonostante le normative che noi abbiamo e che in Svizzera non ci sono, si può fare anche qui intervenendo sull'approccio culturale o filosofico, se preferite.
che è oggi pubblica amministrazione nei confronti del privato imprenditore. Tu sei un imprenditore e vieni a chiedermi autorizzazioni per aprire una nuova impresa. Sei un imprenditore, quindi sei un poco di buono, un potenziale evasore, chissà che cosa c'è dietro questo tuo interesse a... E quindi prima che io ti dica ok, mi porti un quintale di documentazione perché voglio essere sicuro. È un approccio sbagliato. Io voglio ribaltarlo e dire: tu sei un imprenditore, vuoi investire in Lombardia, in un momento di crisi, con tutto il i problemi che abbiamo e gli svantaggi che tu hai nell'investire qui piuttosto che in un altro paese europeo, io ti voglio ringraziare e sostenere e ti dico: fai quello che vuoi fare, te lo faccio fare subito, poi ti controllo. Queste sono le prescrizioni, poi ti controllo. Se sgarri con me hai finito, ma io voglio darti la possibilità di investire subito in Lombardia. Questa zona burocrazia zero significa questo, che io mi assumo la responsabilità come regione di accelerare i tempi e di dare risposte in tempi certi. Poi sarà sì o sarà no, però il tempo, il fattore tempo, come hai detto, è fondamentale, tempi certi e adeguata informazione. Noi abbiamo un sistema in Regione Lombardia che prevede il RUP, responsabile unico del procedimento, che è una persona fisica che risponde di quel procedimento interno alla procedura amministrativa. Nulla vieta che questo RUP sia anche il responsabile della Regione nei confronti del soggetto che viene a chiedere le autorizzazioni. Mi sembra una proposta assolutamente ragionevole, perché identifica una persona fisica e non un ufficio, un numero di telefono, una mail o cose del genere. Ultima cosa, la Regione Lombardia non è tra le regioni meno efficienti, anzi. Nonostante questo ci sono dei margini di recupero. Io ho fatto una prova qualche mese fa su una procedura autorizzatoria che dava un tempo alla Regione di risposta per approvare un progetto esecutivo di una certa opera, dava 30 giorni di tempo. Siccome io volevo accelerare, ho chiamato i dirigenti e gli ho detto: la risposta la voglio in 15 giorni. Ma non si può, Presidente, perché la voglio in 15 giorni. Ci sono, voi siete così bravi che sono certo ce la farete in 15 giorni. Me l'hanno data in 14 giorni. D'ora in avanti quel termine di 30 automaticamente diventa di 14 giorni, perché hanno dimostrato di saper fare. Queste sono le azioni concrete che si devono fare. Quel termine di 30 ridotto a 14 sarà ridotto ancora di più. Non serve una grande legge di riforma. Siamo consapevoli che il problema c'è, siamo consapevoli. Nostro compito della politica è di fare in modo che concretamente le azioni si facciano in questa direzione, ed è l'impegno che ho preso e che, come tutti gli impegni che ho preso, certamente manterrò. Grazie. Allora, Corno. Presidente, buongiorno, la ringrazio. Noi abbiamo due cose in comune. Se qualcuno intanto è interessato a fare domande, alzi la mano così lo posso individuare. Essere varesini, vicini a quella terra extracomunitaria che citava prima, e chiamarci Roberto. Io sarò molto più sintetico, essendo un consulente del lavoro, non un avvocato, andrò molto sul concreto, sul tema che mi sta più a cuore, che ci sta a cuore come CDO per il lavoro in particolare, che in questo matching sta facendo delle iniziative molto importanti sul tema proprio dell'occupazione, con l'intento di creare nuova occupazione, perché sono le imprese che creano nuova occupazione. E le faccio questa domanda: occupazione fa rima con innovazione e istruzione? In un recente libro, Enrico Moretti, docente alla Berkeley University, un quarantenne italiano, è emigrato, uno dei cervelli in fuga, come direbbe qualcuno, che ha fatto da consulente a Obama, ha fatto una ricerca molto corposa e ha dimostrato che ogni posto di lavoro creato in centri di eccellenza, di innovazione, ne genera almeno altri 5 in attività comuni, in settori meno innovativi, come tutte le attività che servono a chi vive in una località, dal cameriere al trasporto e così via, e che per creare posti di lavoro
anche meno qualificati, e quindi è necessario creare e attrarre imprese high tech. Quello che diceva prima è particolarmente significativo e mi sembra che vada esattamente in questa direzione. Regione Lombardia, lo sappiamo bene, ha fatto tanto e sta facendo tantissimo per l'occupazione, per dare una risposta alla crisi, in particolare con la dote unica al lavoro appena varata ha fatto sicuramente uno strumento di straordinaria efficacia. Tuttavia siamo certi che la risposta strutturale alla disoccupazione non sta nel sussidio, ma nel creare nuovi posti di lavoro. E sappiamo appunto che per creare nuovi posti di lavoro occorre investire in formazione e in innovazione, quindi sia quella formazione di eccellenza che danno le università e i centri di ricerca, ma anche in quella formazione professionale che crea delle competenze che creano la capacità delle imprese di essere ancora competitive, ancor più competitive e creare nuovi posti di lavoro. Allora volevo chiederle cosa intende fare oggi Regione Lombardia per facilitare questi due aspetti, l'innovazione e l'istruzione. Grazie. Prego. Gioca in casa, Presidente, perché è una materia che conosce molto bene. Sì, sono assolutamente d'accordo che non bisogna intervenire, e questo è facile, troppo facile farlo nei momenti di crisi con i sussidi, che poi siano gli strumenti di sostegno al reddito, una categoria molto ampia naturalmente, la cassa integrazione, la mobilità, la cassa in deroga, è giusto farlo per tamponare, però non si può giocare in difesa in questo campo. Non si può giocare in difesa e dobbiamo mettere in campo degli strumenti che servono ad aumentare l'occupazione, dando sostegno al mondo delle imprese, che in Lombardia è particolarmente ricco. Mi sono occupato di questi temi nella mia precedente vita da ministro del welfare, avendo la collaborazione di Marco Biagi, come certamente sapete, che definiva il mercato del lavoro italiano il peggior mercato del lavoro in Europa. Proprio perché garantiva molto gli insiders, cioè quelli che stanno dentro, ed escludeva o rendeva impossibile, quasi impossibile, l'ingresso, in particolare i giovani. E quando uno veniva espulso, un lavoratore anziano, cosiddetto anziano, perché a 50 anni non si è certo anziani, era impossibile rientrare. In quella legge sono state fatte delle misure, prese delle misure, la formazione per tutto l'arco della vita, i contratti flessibili che consentono l'ingresso in modo regolare dei giovani, che sono stati utili. Quella legge non è stata completamente applicata, anzi è stata in parte smontata per ragioni solo ideologiche, ed è un vero peccato, perché il disegno complessivo di Marco Biagi era un disegno fortemente innovatore, ma si sa che poi le grandi innovazioni subiscono resistenze da chi ha interessi da difendere, ma sono interessi corporativi, non il bene comune di cui sempre si parla. Su questo fronte devo dire che noi come Regione abbiamo, sul fronte del sostegno al reddito, abbiamo fatto anche di più di quanto la Regione debba fare. Mi riferisco alla cassa in deroga, uno strumento che conosco bene perché l'ho inventato io da ministro del welfare, e cioè un sostegno al reddito a favore di quei lavoratori delle piccole imprese che non hanno la cassa integrazione ordinaria. È finanziato dalla fiscalità generale e viene pagato dal governo. Noi come Regione non possiamo pagare, ma anticipiamo alle imprese la cassa prima che arrivi l'INPS con i tempi troppo lunghi che ha, perché se uno non ha la retribuzione alla fine del mese non può continuare. Quindi svolgiamo una funzione surrogatoria nei confronti dello Stato, dando quindi un sollievo a chi è in crisi. Però dobbiamo e vogliamo fare di più, vogliamo investire sull'attrazione di capitali e di investimenti in Lombardia, perché è così che si sostiene la crescita economica. Ci sono delle difficoltà e delle leve che non sono nelle nostre mani. Uno degli strumenti più importanti
deve essere la riduzione della pressione fiscale nei confronti delle imprese. Le imprese lombarde non chiedono sussidi o cose strane, chiedono solo di poter lavorare pagando meno tasse di quelle che pagano. Questo non dipende da noi se non in minima parte l'IRAP, una quota anzi dell'IRAP. La burocrazia di cui abbiamo parlato prima ed è questo ciò che io posso fare, l'individuazione degli asset strategici della Lombardia e il sostegno e l'investimento a questa vocazione che ha la Lombardia. Perché uno dovrebbe venire in Lombardia a investire? È un confronto che ho fatto con molti imprenditori, anche dirigenti di imprese multinazionali. In Lombardia il costo del lavoro è più alto che in altri paesi europei. Non siamo competitivi sul costo del lavoro, non siamo competitivi sulle infrastrutture perché non ci sono ancora tutte quelle infrastrutture che servono. Dove possiamo essere competitivi? Proprio sull'innovazione e la ricerca, perché abbiamo un contesto unico in Europa fatto di imprese piccole che innovano naturalmente per sopravvivere, senza scriverlo nei bilanci, ma è un'attività quotidiana, quindi sono orientati all'innovazione. Abbiamo multinazionali che investono fortemente nella ricerca, nell'innovazione. Abbiamo una rete di università, 12 università, che non ha pari in Europa. Mettere in rete queste eccellenze vuol dire creare le condizioni perché ci siano investimenti in questa direzione. Ho notato interesse da parte di imprese multinazionali che hanno deciso di chiudere insediamenti produttivi in Lombardia. Ho notato interesse quando ho detto loro: io come regione voglio favorire un investimento vostro qua che sia per l'innovazione e la ricerca. Quindi stanno pensando, alcuni di questi stanno pensando di ritornare, pur avendo chiuso attività che non sono redditizie perché sono attività produttive, stanno pensando di ritornare e fare investimenti in questa direzione. C'è poi un caso di una multinazionale, la Whirlpool, che ha deciso di chiudere attività produttive in Polonia, dove certamente il costo della produzione è inferiore, e di spostare in Italia, in provincia di Varese, dove hanno già la sede, proprio perché vogliono investire sull'innovazione e la ricerca. Come sostenere questo che per me è la vocazione principale della Lombardia, è la fonte principale di attrazione di capitali e di investimenti? Come può la regione sostenere? In vari modi, principalmente quello di mettere a disposizione delle risorse per queste attività. Attività di ricerca e sviluppo finalizzate però al business. Questo è il vantaggio per le imprese. Come posso farlo? Mi sono reso conto in questi 8 mesi da cui sono governatore che l'attività principale del governatore è quella di trovare i soldi. Ci sono tantissime idee. Ogni giorno incontro persone che hanno delle proposte, delle idee straordinarie. Il mio compito è quello di trovare le risorse per finanziare, usare le risorse nel modo giusto. E l'obiettivo che è scritto nel programma regionale di sviluppo è quello di arrivare alla fine del mandato a avere un investimento della Regione Lombardia nella ricerca e nello sviluppo pari al 3% del PIL della Regione, cioè il livello più alto di investimento che fanno i paesi europei in Europa. In area OCSE il più alto è Israele, che arriva al 5%. Oggi la Lombardia, che è la primissima tra le regioni italiane, arriva all'1,6%. Quindi voglio praticamente raddoppiare la percentuale rispetto al PIL lombardo di investimenti, che vuol dire, essendo il PIL lombardo 330 miliardi di euro, arrivare a 10 miliardi di euro che la regione mette a disposizione. Come mette a disposizione? Dando contributi a pioggia? No. Abbiamo la capacità di usare i soldi pubblici per fare leva. La misura che abbiamo approvato
per dirvi le proporzioni, credito in cassa, 1 miliardo di euro a favore delle imprese per i pagamenti dei crediti che le imprese hanno nei confronti dei comuni. Di questo 1 miliardo di euro la Regione ha messo 22 milioni. 22 milioni sono serviti a fare leva per mettere, creare un plafond di 1 miliardo di euro. Voi immaginate se 22 milioni arriva 1 miliardo con quasi 10 miliardi di euro per la ricerca e la ricerca applicata, quante imprese e quante attività innovative si possono sostenere. Io voglio fare della Lombardia la nuova Silicon Valley, questa è la vocazione principale che ha la Regione. Abbiamo cominciato anche con strumenti concreti. Una misura sul start-up di nuove imprese che favorisce i giovani. Se un giovane dà vita a un'impresa che ha carattere dell'innovazione, non dovrà più pagare l'IRAP regionale. È un piccolo contributo, ma significativo e simbolico, perché diciamo la Regione ti premia, ti sostiene abbassandoti le tasse che sono di mia competenza. Potessi decidere io come fa il Canton Ticino sulle imposte dirette e indirette, sarebbe un'altra musica. Mi devo limitare solo a questo. Ma per fare questo serve anche l'investimento sulla formazione e sulla educazione. Sono due terreni collegati, lavoro e educazione, inscindibilmente collegati. È per questo che io ho voluto dare la delega a Valentina Prea di entrambe le competenze, lavoro ed educazione. Nell'esperienza che ho fatto da ministro del welfare ho avuto molto chiaro questo, che i due mondi devono essere collegati. Se non si parlano, non creiamo quella ricchezza che noi abbiamo e non sfruttiamo quella ricchezza che noi abbiamo. Il nostro mondo educativo lombardo, pubblico e privato, è ricchissimo, e le piccole imprese non sono in grado di fare formazione come possono fare le grandi imprese. Dobbiamo fare in modo che i due mondi siano collegati, perché chi esce dagli istituti tecnici possa andare in una piccola impresa e cominciare subito, non dopo 6 mesi di training. Sono costi aggiuntivi che le imprese non possono permettersi, soprattutto in momento di crisi. Quindi questo è uno dei temi centrali della mia azione di governo della Regione. Grazie. Grazie. Ferlini. Ti cercavo, non ti vedevo. Una battuta sola su un tema importante che è richiamato adesso, sul ruolo e la funzione della Lombardia. Sganciamoci dall'Italia e salviamo il sistema aeroportuale lombardo, perché altrimenti il sistema economico che è rappresentato come necessario per svilupparsi e sostenersi perde il canale principale della vocazione lombarda, che è quello di tenersi collegato al mondo, non di badare a se stesso. La seconda questione che però ti voglio porre è di riprendere questo concetto della formazione e lavoro che hai richiamato proprio alla fine di questo tuo intervento. Come sai, hai sentito ieri sera come CDO abbiamo lanciato una piattaforma nazionale di raccolta di firme sulla formazione professionale. Potremmo dire che la Lombardia da questo punto di vista è il benchmark nazionale e dire siamo contenti, e siccome siamo lombardi non vale. Vediamo se fare addirittura un passino in più. Allora faccio una provocazione su una cosa tipicamente nostra. Noi abbiamo quasi 60.000 giovani che fanno oramai l'istruzione di formazione professionale triennale. Punto 1 è positivo, esperienza lombarda fatta. Punto 2, e l'hai richiamato prima richiamando l'esperienza fatta con Biagi della riforma del mercato del lavoro, l'apprendistato per i giovani in Italia non è mai decollato. Parlo di quello di primo livello, che risponde esattamente all'inserimento dei ragazzi nei percorsi professionali. Possiamo vedere di fare un mix delle due cose, delle due provocazioni, e ritenere che il triennale nostro, che è già fatto per larga parte assieme a quelle piccole imprese del territorio che forniscono i laboratori, gli inserimenti professionali e così via,
la forma innovativa dell'apprendistato di primo livello che diventi benchmark nazionale. Bene, passa attraverso contrattazioni, però se l'idea diventa questa, secondo me rompiamo uno di quei meccanismi di lontananza scuola-lavoro che ancora segna la nostra cultura, che non ha ragione di esistere o di sopravvivere. Grazie. Grazie Massimo. Sì, mi pare assolutamente ragionevole e utile questa osservazione. Noi abbiamo, è vero che l'apprendistato di primo livello non è mai decollato, nonostante le riforme fatte. E anche su questo noi vogliamo essere una regione benchmark, lo siamo già, ma vogliamo, non basta sviluppare in regione Lombardia queste eccellenze, dobbiamo estenderle alle altre regioni, ed è la parte più complicata e più difficile, perché non è una cosa automatica. Si passa attraverso la conferenza delle regioni, che è un'associazione su base volontaria dove uno aderisce, una regione aderisce, ma non è vincolato alle decisioni della conferenza. Bisogna portare alla sensibilità del governo e del Parlamento questi temi, perché si dà troppo per scontato lì, si dà queste molte cose, si danno troppo per scontato. Noi dobbiamo invece far presente che non è così. Quindi noi siamo a disposizione come regione, sia per valorizzare a livello nazionale le nostre eccellenze, sia per andare oltre persino le eccellenze che noi abbiamo. Una cosa che è utile fare è sperimentare in questo settore, siccome le condizioni socio-economiche cambiano in continuazione. Il Novecento è stato definito il secolo breve per le accelerazioni che ha avuto. Ho l'impressione che questo secolo qui sia super breve, perché ci sono continue evoluzioni in senso negativo ma anche in senso positivo. La notizia di oggi è che nell'ultimo trimestre le esportazioni della Lombardia, dell'Italia e della Lombardia nei paesi extra UE sono di molto aumentate rispetto all'anno scorso, ma che sono crollate le importazioni dai paesi OPEC. Cosa vuol dire? Banalmente che si consuma meno benzina. Se si consuma meno benzina, cosa vuol dire? Che ci si muove di meno? Sono tutte cose che avvengono ormai in tempi così ristretti, che richiedono una costante attenzione, perché gli strumenti legislativi, in particolare sul mercato del lavoro, fatti 10 anni fa sono obsoleti, 5 anni fa sono vecchi, 2 anni fa sono da rivedere. Quindi io sono molto attento su questi temi e sono, però chiedo la collaborazione di chi si occupa quotidianamente e può dire a me: guarda che c'è questa buona idea. Io non pretendo di sapere tutto, naturalmente, ma voglio essere aperto e attento alla collaborazione e ad avere buone idee. Se c'è una buona idea, io mi impegno a metterla in pratica, con particolare riferimento al mondo del lavoro, all'impiego dei giovani e al rapporto tra formazione e lavoro. È uno dei temi principali dell'azione di governo della Regione Lombardia. Quindi le buone prassi della Regione Lombardia, che sono anche le buone prassi della vostra associazione, di molte imprese che sono associate a voi, devono essere valorizzate. Noi siamo un punto di riferimento per tutte le regioni d'Italia e su questo tema in particolare io voglio insistere. L'ultimo accenno, un accenno rapido alla cosa detta all'inizio: sistema aeroportuale lombardo. Hai usato un'espressione che mi piacerebbe fosse la realtà, ma non è così purtroppo. Non esiste un sistema aeroportuale lombardo, non ancora. Ci sto lavorando, perché gli aeroporti che abbiamo devono essere messi in rete, non solo per Expo, ma più in generale. Anche qui bisogna individuare la vocazione di ogni singolo aeroporto e soprattutto smetterla con quella competizione dannosa che so tra Linate e Malpensa, tra Linate e Orio al Serio. Non ha senso. I territori devono essere valorizzati. È giusta la competizione, ma non può essere una competizione che danneggia gli altri, ma deve valorizzare completamente il territorio. Io voglio come regione anche su questo fare regia. Non voglio occuparmi della gestione né degli aeroporti né di altre cose.
Il pubblico, la regione ha questa vocazione, deve mettere insieme le forze, far collaborare tutti e fare regia, non occuparsi direttamente della gestione delle attività, soprattutto se hanno contenuto economico, perché il privato sa farle meglio, a costi più bassi e con maggiore efficienza. Ma che ci sia da mettere mano alla creazione del sistema aeroportuale lombardo, e non solo, perché Veneto e Piemonte non sono estranei, ovviamente, è una necessità. Su Alitalia poi preferisco non parlare, perché per carità di patria, diciamo così. Una domanda, credo, direi conclusiva, obbligatoria, visto che siamo in Fiera Milano, siamo a Ropero e qui a fianco c'è un po' di lavoro, un po' di agitazione, che si chiama l'Expo. Secondo te, qual è la provocazione che gli imprenditori devono prendere da Expo? Cioè, qual è la provocazione a cui dobbiamo stare davanti a questa occasione importante che abbiamo davanti? Te lo domando perché spesso l'atteggiamento diventa sempre quello di dire che cosa si può fare nell'Expo. Invece la domanda che io ti vorrei fare è che cosa dobbiamo fare noi perché Expo diventi la crescita di tutto il nostro territorio. Il tema è giustissimo, è proprio questo. Expo non è una fiera, non è un'esposizione. Expo è una straordinaria opportunità per la Lombardia, per le imprese lombarde e non solo lombarde. Sapremo coglierla? Non lo so, mi auguro di sì, stiamo lavorando. Non è facile, perché è una novità. Il precedente Expo c'è stato nel 1906, quindi era un altro mondo. E non tutti gli Expo nel mondo hanno avuto successo. Di partecipazione sì, e questo di Milano ha raggiunto e superato il numero di partecipanti di Shanghai, quello di 3 anni fa, quindi è un successo di partecipazione. Ma non mi riferisco a quello, non mi riferisco neanche all'attività che le imprese possono fare nella realizzazione dei 60 padiglioni che saranno realizzati all'interno di Expo. Mi riferisco a quello che rimarrà dopo. Che cosa lascerà Expo? È un investimento considerevole, parliamo di qualche miliardo di euro complessivamente. Io voglio che questo sia un investimento che ha ricadute. Purtroppo la storia dell'Italia nell'organizzazione di grandi eventi non è propriamente una storia di successo. Dai mondiali di calcio in poi ci ricordiamo tutto e tutti. Io sto lavorando e stiamo lavorando, devo dire, in piena sintonia con il governo, almeno da questo punto di vista, perché Expo sia la semina che poi produca i raccolti negli anni a venire, raccolti permanenti. Come fare? Non mi limiterei, ripeto, come invece sento dire dal mondo delle imprese, ma io voglio partecipare alla realizzazione dei padiglioni. Va bene, questo è utile, ci sono delle gare che vengono fatte, ma l'occasione di avere qui rappresentanti di paesi, 140 paesi che rappresentano oltre il 90% della popolazione mondiale, con milioni di turisti, di visitatori che verranno da paesi con cui l'Italia non ha, da questo punto di vista, grandi rapporti, tutta gente nuova che viene in Europa per la prima volta, ci deve spingere a trovare il modo per cui questo contatto duri nel tempo, almeno da tre punti di vista. I flussi turistici che arriveranno e che devono continuare. Questa gente deve venire, si deve innamorare della Lombardia e non solo, e deve continuare a investire. Su questa sarà una ricaduta positiva di Expo. In alcuni paesi questo è avvenuto, in Portogallo per esempio, in altri no. Secondo, attrarre investitori. L'Expo è una vetrina. Il tema lo sapete, nutrire il pianeta, energia per la vita. Ma nutrire il pianeta non può essere
come dar da mangiare solo, come dar da mangiare a chi non ha da mangiare, ma deve essere anche far mangiare meglio chi mangia male. Chi mangia male quindi poi ha un impatto e ha un costo per la società, e cioè gli stili di vita. E noi, il nostro stile di vita, i nostri stili di vita sono quelli che devono essere mostrati a Expo e diffusi. Quindi attrarre investimenti, attrarre investitori qua in occasione di Expo. Terzo, avere contatti con questi paesi che verranno, in particolare quelli classificati come, mi interessano quelli classificati come i Next 11, gli 11 paesi che nei prossimi 20 anni avranno una crescita a due cifre, una crescita economica a due cifre, con grandissima richiesta quindi di investimenti là, non qua. Questi paesi, 10 su 11 hanno aderito a Expo, sono un'occasione straordinaria per le nostre imprese di conoscenza, di creazione di rapporti, perché sono delle opportunità straordinarie per le nostre imprese per andare a lavorare là da loro. E è un'occasione che abbiamo qua, e abbiamo la vetrina, li avremo qui tutti. Quindi il mio compito è, come Presidente della Regione, guidare il tavolo Lombardia che ha la regia sulla realizzazione delle opere, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io voglio creare da qui a Expo relazioni e rapporti, guidando anche delegazioni di imprenditori in questi paesi, per sfruttare questa occasione e investire sul futuro. Expo per me non finisce il 31 ottobre del 2015, lì comincia il dopo Expo, che è la parte che mi interessa di più, o meglio, che mi interessa in ugual modo rispetto a Expo. Nel dopo Expo, lui non mi ha fatto la domanda, ma c'era sotto, maliziosa, sul Milan, vero? È vero? No, lo stadio del Milan. Giovedì presenteremo con la società Arexpo il master plan del dopo Expo. Quest'area di 1 milione di metri quadri, che sarà fornitissima, facilmente raggiungibile, ci sono due autostrade che passano vicino, c'è la ferrovia, ci sarà la metropolitana alle porte di Milano, è un'area attrezzatissima dove rimarranno solo due strutture, il padiglione Italia e un'altra struttura, un'arena. Tutte le altre padiglioni verranno smantellati, perché questo è il regolamento BIE, giustamente, per non lasciare a carico del paese ospitante anche il costo di smantellare o lasciare macerie. Quindi ci sarà un'area servitissima, vicinissima a Milano, dove noi dobbiamo pensare che cosa realizzare. Abbiamo fatto un concorso di idee, ne sono arrivate 15, molto interessanti, e giovedì verrà presentata ufficialmente l'idea che noi abbiamo, che la società ha e la regione è socia della società, su che cosa realizzare lì. Una delle cose che a me piacciono è una delle 15 proposte di realizzare una città dello sport con impianti di avanguardia che servono Milano e la Lombardia. Una piscina olimpica, per esempio, che a Milano non c'è, c'è ma è ferma da anni. Un nuovo velodromo, visto che il Vigorelli non funziona più, un palazzo dello sport e un nuovo stadio. Tutto questo deve essere fatto, in particolare il nuovo stadio, dai privati, non dal pubblico. Questa è l'idea, e c'è già una offerta, una lettera, una dimostrazione di interesse da parte di una delle due squadre milanesi, quella che ha il maggior prestigio, il maggior, sapevo. Quella che oggi non è messa tanto bene in classifica, per la verità, ma essendo io milanista mi trovo in conflitto di interessi, quindi ho voluto io dire alla società: c'è solo questa dimostrazione di interesse, sì, chiediamo anche all'altra squadra se vuole realizzare lo stadio. Quindi in Indonesia ho incontrato il presidente dell'Inter, che non mi ha detto di no. Io penso che sia una buona occasione. Una parte almeno dell'area Expo può essere destinata alla creazione e realizzazione di impianti sportivi. Un'altra parte sarà dedicata ad altre iniziative che riguardano
in qualche modo anche il tema di cui abbiamo parlato prima, cioè l'innovazione e la ricerca. Ci sono tante idee. Giovedì illustreremo il nostro piano, che poi potrà essere, ovviamente sarà sottoposto al giudizio di tutte le persone interessate, che potranno dire sì, no, questo è meglio farlo così o questo è meglio farlo così. Ma c'è l'impegno di tutti e credo davvero che siamo... Abbiamo recuperato ritardi nel passato, ci siamo messi quasi alla pari con i tempi, sono molto ottimista su questo grande avvenimento. Grazie. E io ringrazierei il Presidente perché, un applauso, ci sta. Ricordando in una brevissima battuta una cosa che ci aveva raccontato prima, durante la campagna elettorale, quando siamo andati a trovarlo. Lui ci ha sempre detto: guardate, a me interessa rapportarmi con la società, con le esperienze sociali, culturali, economiche, perché chi governa questa regione non può avere la pretesa di svilupparla da solo, ma deve avere l'apertura di far partecipare tutti alla costruzione di un progetto comune. La presenza qui e il lavoro che sta facendo il Presidente dimostra che questo principio a noi caro, che si chiama il principio della sussidiarietà, che rilancia la libertà e la responsabilità di ognuno, è totalmente da lui testimoniato. Per parte nostra, Presidente, cercheremo con semplicità e umiltà di dare il nostro contributo. Grazie di questo incontro. Grazie a voi, grazie a tutti.